stiamo allenando per l'ultima partita, si giocherà la prossima domenica contro Verona. Il nostro è il secondo anno in Serie B, quindi è un continuo crescere. E io personalmente anche mi sento migliorato nell'ultimo anno. 8, 7, 6. Ce la metteremo tutta per cercare di vincere. Anche se con i compagni è anche importante riuscire a individuare i pensieri a volte, perché con lo sguardo a volte si corre e non si ha capacità nemmeno di gridare sono qui. E mi chiedi se sono abile a far canestro, sì, a volte sbaglio, ma tante volte riesco ad andare in centro. L'atleta è atleta, proprio come definizione di persona che fa un'attività sportiva agonistica. Qui giochiamo in carrozzina, dove la carrozzina non è più un ausilio ma un attrezzo tecnico. È un'attività agonistica a tutti gli effetti. Sto cercando di recuperare anche, oltre che la tecnica di gioco, di sentirla più mia e farmi la mia, nel senso più stretto, più saldato a lei, e ogni mio movimento risponde a quella che è la mia volontà. Ok, azioni veloci, se inizio a contare, preparare un tiro. L'allenatore, prima di andare in campo negli spogliatoi, ci sprona, cioè ci fa sentire più forte degli altri, cioè che ci si può fare. Nella partita l'handicap si supera, anzi non esiste. Oggi bisogna avere più voglia di loro, chi ha più fame vince questa partita. È l'unica partita che ha più voglia vince questa partita. E noi bisogna averla più di lui. Dai, forza, anche Benino non c'è, su! 1, 2, 3! Questo è l'approccio per essere vincenti. Poi chiaramente ci sono sempre gli avversari con il solito approccio e vince quasi sempre il migliore.